che si innalza qui a Dortmund in Westfalia ed è sempre uno spettacolo a prescindere dalle squadre in campo. Entrambe le squadre si apprestano a calpestare il rettangolo di gioco con un solo pensiero in testa: incidere il proprio nome nell'albo d'oro di questa competizione. Sono perfettamente d'accordo con te, Fabio. Vincere partite come questa ti fa entrare nella storia di un club, oltre che nel cuore dei tifosi. E poi lo fai anche per te stesso. Giocare in un palcoscenico del genere è un'esperienza unica per un professionista. È il coronamento di tanto duro lavoro, ma anche di un sogno. La partita è già cominciata. Beh, questa è la finale. Entrambe le squadre vogliono... Lewandowski! E finora la difesa sta reggendo veramente bene. Prova a verticalizzare. Occhio al tocco sotto! Incredibile! Capolavoro! Il colpo sotto. Che classe! La sua conclusione fantastica ha fatto schizzare in piedi tutti i tifosi. Hanno trovato il primo gol, che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Il primo gol è sempre fondamentale, soprattutto se arriva in una finale. Davis se ne va. Pallone dentro. Prova la conclusione. E c'è il gol! Il Bayern di Monaco ha raddrizzato la situazione. Eccolo il gol, davvero rapinatore d'aria. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Perfetta parità dunque. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. La gioca in profondità. Cerca l'uomo là davanti. Passaggio in avanti. Lewandowski. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Kimmich. Pavard. Coman. Scodella in avanti. E se n'è andato il primo quarto d'ora. Si gioca, si con Müller. Un grande riflesso qui. Altra chance. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Bella parata! Ha messo alla prova il portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Sané. La gioca a sinistra. Kimmich. Tenta il cross. Può metterla in mezzo. Numero! Ecco che la rimette. C'è il gol! Ed evita il gol! E c'è il gol del Bayern di Monaco. Sono di nuovo in vantaggio. Ecco che è arrivato il terzo gol per lui nella competizione.
sono in vantaggio di un gol. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Riceve la palla. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. È fuori gioco. Tolisso. Grande prova di forza. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Ecco Hazard. Provano a ripartire da dietro. Kimmich. Si ferma qui la manovra. Si libera la grande. Attenzione al tiro. Respinge il tentativo dell'avversario. Kimmich. Alza la palla in profondità verso un compagno. Palla allontanata senza troppi complimenti. Sané. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Kimmich. La mette sulla sinistra. Prova ad andare via con eleganza. Sané. Tolisso. Opta per il lancio lungo. La mette in mezzo. Oggi è autore di un assist. Davis. Ecco Sané. Davis. La mette in cornata. Prova con la palla lunga. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. E arriva alla fine del primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Finisce il primo tempo della finale. Che opinione ti sei fatto? No, non hanno fatto un buon primo tempo. L'allenatore dovrà intervenire negli spogliatoi con dei cambiamenti tattici. Azione fallosa, nessun dubbio. Lewandowski. Tolisso. Kimmich. Tolisso. Prova Müller. Cerca il passaggio filtrato. Pavard. Tolisso. Sané. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Ottiene un buon calcio di punizione. Pavard. Prova a giocarla in profondità. Deve essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Dahoud si rivincola e conquista la palla. Davis. Pavard. Ancora sotto, hanno bisogno di cuore e forse di un colpo di fortuna per aggiustare la situazione. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Intervento energico. Tocco morbido. Ottimo disimpegno, fondamentale.
umano. C'è la palla lunga in avanti. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Müller prova il tiro. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, va bene a provarci. La chiave del match è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo da quel punto di vista. Hazard non può sbagliare. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Si libera della palla ed evita complicazioni. E passa. Ha spazio sulla fascia. Libera tempestivamente. È proprio questo che devono fare. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Hazard. Pavard. Sané. Davis. Non riesce a mantenere il possesso. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. È libero di creare pericolo. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Gioca una palla lunga. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Ancora pochi istanti e potranno festeggiare. Degel senza compromessi. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. La gioca in profondità. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Chance per tirare. Gli nega la gioia del gol, che parata! Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Prova il compagno in Müller dice di no. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non c'è più tempo, finisce qui. E sicuramente questa squadra sognava un finale diverso. I giocatori hanno dato tutto, ma non è bastato.